da tre giorni era ed è quello di mettere insieme i mondi dell'economia solidale con quello del software libero. Per cui Social Business World ha cercato in questi anni ed è per fortuna e per merito forse riuscito a intessere relazioni e quindi creare reti tra queste due realtà che poi in realtà hanno valori profondi in comune e che in questi giorni hanno deciso di mettersi a confronto e migliorare insieme. Poi l'ottica è quella di creare valore dal basso per migliorare il lavoro quotidiano che ognuno fa nel mondo della sostenibilità e quindi dell'economia solidale e del software libero che si mette a disposizione di un'utenza poi di vario tipo. E noi come Social Business World, che qualche anno fa siamo partiti come social network etico improntato sulla sostenibilità, quindi non generalista ma che parlasse solo di temi inerenti alla sostenibilità e all'economia solidale, abbiamo invitato un gruppo di programmatori di altissimo livello che quindi hanno accettato e sono arrivati da diversi paesi del mondo, a partire dagli Stati Uniti, dal Canada, arrivando all'Europa, poi dalla Finlandia, la Germania, la Danimarca, la Svezia, insomma una bella risposta di persone, ripeto, di altissimo profilo che potessero interagire, quindi invitati affinché potessero interagire con soggetti dell'economia solidale che a vario titolo hanno iniziato ad utilizzare la nostra piattaforma e che quindi volevano confrontarsi per arrivare insieme a dei miglioramenti utili al lavoro quotidiano di diverse tipologie poi di utenza, dal gas all'associazione all'azienda etica che produce, quindi fornitrice di gas. Quindi ecco, l'intento era quello di mettere insieme le forze, cosa che raramente riesce. In questo caso devo dire ha raggiunto un buon risultato di interazione e siamo arrivati a coinvolgere diverse realtà del mondo dell'economia solidale per arrivare a questa tre giorni che oggi prevede anche la terza lezione della Scuola di Alta Economia, che sarà moderata dal professor Roberto Mancini e in cui si introdurrà il tema dell'economia del bene comune, che sarà presentato da Bernardo Berrauch e Susanna Singer. L'economia del bene comune è un movimento che si è già diffuso a livello internazionale e già è a livello nazionale italiano, è entrato in relazione con il tavolo RES e cerca di coordinare in maniera leggera, diciamo, quindi un coordinamento efficace ma leggero, non invasivo, le varie realtà presenti sul territorio e che quindi insieme ad economia del bene comune stanno iniziando a definire parametri di valutazione etica di imprese, di enti pubblici e anche di famiglie, grazie anche a una collaborazione con i bilanci di giustizia. E quindi ecco, oggi la terza lezione della Scuola di Alta Economia in collaborazione con l'Università della Pace sostenuta dalla Regione Marche e si terrà qui all'Emporio Alta Economia di Fano e speriamo, insomma, di riuscire a continuare a far rete anche in futuro con le realtà che ci stanno supportando in questi mesi e con cui stiamo collaborando molto volentieri, devo dire. E al termine della terza lezione della Scuola di Alta Economia ci sarà poi una cena conviviale in cui vedremo presenti anche gli amici dall'estero, quindi programmatori e sviluppatori software, e dopodiché ci sarà una serie di proiezioni di cortometraggi del Lo Faccio Bene Cinefest, che è un progetto nato all'interno del mondo dell'economia solidale che si prefigge lo scopo di spingere attraverso un sito quindi pubblico, accessibile a tutti, buone pratiche attraverso lo strumento dei video. E quindi stasera proietteremo per il pubblico una serie di filmati che mostreranno l'impegno, esempi concreti, replicabili della quotidianità di diversi tipi di realtà della nostra società, ma italiani ma anche esteri, che quindi possano fungere da ispirazione o da buon esempio affinché si possano, speriamo, replicare. Con noi c'è il professor Roberto Mancini, docente di filosofia teoretica presso l'Università di Macerata, che da anni sta portando avanti questo tipo di discorso. Allora, professore, le nuove logiche che dovrebbero
entrare nel mercato economico, quali sono? Ecco, innanzitutto direi un riconoscimento della dignità umana e anche del rapporto tra noi e il mondo naturale, che è decisivo proprio per la possibilità della vita sul pianeta. Poi sicuramente un ripensamento del senso, del significato, della funzione dell'economia, che non può essere finalizzata a produrre denaro per il denaro, ma deve servire ai bisogni della società e appunto alla tutela del rapporto con la natura. Ecco, riorientare questo significa cambiare metodo in economia, dare spazio a nuovi modi di fare economia, ma significa anche innalzare la nostra democrazia come partecipazione, cura del bene comune, e non come lotta per il potere. Quindi diciamo senza dubbio il superamento del concetto di massimo profitto che oggi ha l'economia dominante. Sicuramente sì, cioè non è il capitale come tale a dire che un'economia è sana, ma è la sua capacità di rispondere ai bisogni umani senza distruggere il pianeta. Questo è il grande indicatore, il criterio fondamentale.